settembre a Napoli si apre quest'anno all'insegna dello sport e dei grandi eventi da vivere sul lungomare. Dal 16 al 20 le acque del Golfo Partenopeo saranno scenario della più importante manifestazione di vela organizzata sul territorio nazionale e il campionato italiano classi olimpiche, l'evento spettacolo che vedrà in gara oltre 250 atleti su 5 campi di regata in un'area compresa tra Castel dell'Ovo e Posillipo. Ad organizzarlo è la quinta zona della Federazione Italiana Vela, insieme ai 3 circoli nautici più antichi della città, quello del Remo e della Vela Italia, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia e il Club Nautico della Vela. Napoli è una città con una tradizione velica unica, che ha avuto campioni, dirigenti e organizzato eventi come le Olimpiadi, ed era un posto ideale per riprovare a fare un campionato italiano di tutte le classi insieme, che è un impegno organizzativo veramente rilevante, direi proporzionalmente più rilevante delle Olimpiadi. E quindi il meteo di Napoli, l'accoglienza di Napoli e la qualità delle persone era una scelta obbligata. Quest'anno per la prima volta da anni viene la squadra nazionale, partecipa, perché almeno per i ragazzi che cominciano si confrontano con i migliori, quindi mi pare una cosa bella. Dopo le 2 tappe di Coppa America, a Napoli torna dunque protagonista la vela. Le regate prenderanno il via giovedì 17, ma dal 16 e fino al 20 sarà aperto il villaggio di oltre 5.000 metri quadrati, allestito per l'occasione alla Rotonda Diaz, con un fitto programma di iniziative che accompagneranno l'evento. Ricordo come fosse ieri il commento durante la Coppa America degli americani, insomma dei tanti atleti di altre parti del mondo, che sottolineavano che mai in uno scenario così bello erano andati in vela e in barca a diretto contatto con la città, perché, come dire, posti straordinariamente belli da un punto di vista naturalistico li troviamo in altre parti del mondo, ma avere e poter coniugare un aspetto naturalistico e paesaggistico di questo livello a contatto fisico con la gente che si trova sul lungomare e sulla scogliera è una cosa che non c'è in nessun'altra parte del mondo.